Al termine delle presentazioni di Un microfono a due facce, siamo con Ugo Russo ancora. Insomma, è stata una mattinata emozionante per chi ha scelto di venire qui al Circolo Aquilano. Ma anche per me, perché ho rivisto tanti veri amici in questa città che, lo ripeto ancora una volta, amo per tanti motivi. E è stata una mattinata meravigliosa in cui sono riuscito anche qui a presentare il mio libro che sta riscuotendo un discreto successo e di questo vi ringrazio veramente perché quando poi cerco di fare le radiocronache ci metto grande passione e calore, ho cercato di trasmettere queste emozioni anche nel libro e mi dicono che ci sono riuscito e di questo sono veramente felice. Libro che è andato letteralmente a ruba e che ha questo titolo particolare, vogliamo ricordare perché un microfono a due facce, quella del giornalista e quella dell'artista. Esattamente, perché naturalmente io ho cominciato simultaneamente tantissimi anni fa, credo nel 1912, no, scherzo, ma insomma Sono avanti, sono molto tempo indietro. fa, e a fare sia l'imitatore, cominciando con i professori a scuola, sia il giornalista, collaborando già 17 anni per un bisettimanale. Da lì è nata la grande passione, poi è sfociata nelle tele radiocronache e quindi sono felice di poter continuare a fare questo mestiere. È una cosa bella, credo di essere un fortunato perché nella mia vita ho fatto sempre quello che mi piaceva fare. Il graditissimo padrone di casa, Corrado Marvasi, al nostro fianco al tavolo degli oratori c'era Alberto Michelotti, e poi è arrivato anche l'amministratore delegato del Parma, Pietro Leonardi, a renderti soprattutto omaggio. Beh, Corrado Marvasi si presenta da solo, una persona che tutti vorrebbero avere come amico. Alberto Michelotti non lo vedevo da anni e mi ha fatto veramente felice per questa sua presenza. Abbiamo ricordato tante cose del passato che ci hanno visto assieme. E Pietro Leonardi, pur in un momento in cui si gioca fra pochissimo la partita Parma-Siena, non ha voluto mancare, ha voluto essere qui. E lo ringrazio veramente di cuore, così come ringrazio questo signore che sta parlando adesso, Gabriele Maio, un amico, un fratello, un grande professionista. Grazie.